abbiamo effusione così grande e così eccelsa come quella che hanno ricevuto i primi discepoli nella comunità del Cenacolo? Così lo Spirito Santo ci viene dato dalla Chiesa. I cresimati da chi hanno ricevuto la pienezza dello Spirito se non da un uomo di Chiesa? Il vicario che nel nome dell'arcivescovo è venuto proprio per dare la comunicazione dello Spirito. Lo stesso, la Chiesa è un dono dello Spirito. Lo Spirito Santo offre la Chiesa a ciascuno dei credenti, crea il contatto fra il singolo credente e la Chiesa. Vi ricordate quando Gesù era sulla croce? Donna, dice così a sua madre, che viene chiamata madre nel Vangelo di San Giovanni in questo brano ben 4 volte in 5 righe. Però nel momento in cui si rivolge a sua madre, Gesù dice donna, perché in quel momento sua madre è la donna, cioè la Chiesa. Cristo Gesù offre la sua Chiesa al discepolo e offre il discepolo amato, cioè ciascuno di noi, alla Chiesa. Però immediatamente dopo Gesù comunica il suo Spirito, consegna, dice il Vangelo di San Giovanni, il suo Spirito. Ed è nello Spirito Santo che noi siamo dono, ciascuno di noi siamo dono prezioso alla Chiesa, come i 40 cresimati, uno per uno, sono dono nuovo, prezioso per la Chiesa. Ma è vero anche il contrario, cioè che tutta la Chiesa diventa dono per ciascuno che riceve lo Spirito. Nel momento in cui riceve lo Spirito Santo viene data in dono la grande famiglia della Chiesa, perché di essa si entra a far parte in maniera più piena. Così lo Spirito Santo crea il contatto con Cristo e con il Padre attraverso i sacramenti. Nel battesimo noi attraverso lo Spirito veniamo conformati a Cristo, cioè acquistiamo la forma di Cristo. Ogni bambino che viene battezzato diventa un Cristo, si arricchisce con lo Spirito ed è lo Spirito che disegna, quasi un incisore, diceva un antico padre della Chiesa, San Macario, quasi con un'incisione lo Spirito Santo crea l'immagine di Cristo Gesù, che deve essere visibile. Nel senso che ciascuno di noi, se non è visibilmente un Cristo che si presenta in quanto tale, con la sua maestà, con la sua dignità, con la sua capacità di operare prodigi, con la sua bellezza di figlio di Dio unico davanti agli uomini, non siamo veri cristiani. Così allo stesso modo lo Spirito ci viene dato nella cresima e fa di noi altrettanti apostoli. Noi preti abbiamo una gioia quando c'è il sacramento della cresima, ma anche un'angoscia, così anche per la prima comunione, anche per i matrimoni. Cosa ne sarà? Questi 40 che si sono cresimati dovrebbero incendiare il mondo dell'amore di Gesù, come i 120 che ricevettero nella prima comunità lo Spirito Santo incendiarono il mondo. Sarà così? L'esperienza ci insegna che in genere non è così, ma questo per coloro che abbiamo una sensibilità ci porta a sentirci ancora di più responsabili, ancora di più impegnati, ancora di più desiderosi di fare noi quello che altri non fanno. Così l'Eucaristia non è la semplice consegna da parte della Chiesa nella persona del prete, del corpo di Cristo. Vedo che si dice il corpo di Cristo e il fedele risponde amen, ma il corpo di Cristo è corpo di Cristo nel segno del pane e nel segno del vino, perché è lo Spirito che crea il contatto. Forse noi al giorno d'oggi con la tecnica
dei computer possiamo meglio capire che significa creare il contatto. Ecco, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, crea il contatto col corpo che resta unico. Non è che ci sono tanti corpi di Cristo e tanti Cristi quanto sono le ostie consacrate. Sempre uno è Cristo. Però nel segno del pane noi acquistiamo tramite lo Spirito. È Lui che ci carica sulle sue ali, ha tipo una funivia, e ci porta da Cristo, presso di Lui, ci fa abbracciare con il suo corpo, ci rende una sola cosa con il corpo di Cristo. Così nella penitenza siamo fatti nuovi, perché siamo come riciclati dallo Spirito di Dio. E nell'unzione dei malati siamo guariti dallo Spirito di Dio. Se non nel corpo, almeno nell'anima. Quanti guariscono anche nel corpo, ma anche tantissimi, noi preti abbiamo tanta esperienza in merito, che non guariti nel corpo, però acquistano una nuova forza, una nuova prospettiva, un nuovo modo di guardare il rapporto tra la vita e la morte, e si addormentano gioiosi nel Signore, se il Signore li chiama a passare da questa all'altra vita. Ma tanti e tanti, lo possiamo testimoniare anche questo, risultano poi guariti. Così nel sacramento dell'ordine i preti, i vescovi, i diaconi acquistiamo autorità. Ma in che cosa? Nello Spirito. È sempre lo Spirito Santo che ci dà l'energia, come dice l'Apostolo San Pietro, per esercitare l'autorità che abbiamo. E nel matrimonio, ecco, noi col matrimonio diventiamo di casa con la Santissima Trinità, perché la casa di coloro che sposano nel Signore, come ci diceva anticamente San Policarpo, diventa la casa della Trinità, diventa un nuovo cielo. Laddove c'è l'amore e regna l'amore, quella è la casa della Trinità. Ci accorgiamo come ricevere lo Spirito Santo sia veramente importante per noi, sia sconvolgente la sua venuta nella nostra vita. Non possiamo allora che invocare con la preghiera bellissima che poc'anzi abbiamo sentito recitata: vieni Santo Spirito, riempici con la tua luce e crea in noi un nuovo uomo.